Rosaria è una manifestazione ideata da un giornalista, Paolo Massobrio, ed è sbarcata a Padova per 3 giorni a fine maggio, quando la fiera ha ospitato le eccellenze del food raccontate con linguaggi e codici nuovi. Eccellenze che sono un grande patrimonio, spesso poco sfruttato e valorizzato. Il Veneto, ha sottolineato proprio Massobrio, sa produrre qualità e creatività come nessuna altra regione italiana. È per questo che dopo l'edizione di Milano, che si tiene ogni anno a novembre, arriva in Veneto per il secondo anno consecutivo. Lo scorso anno fu a Bassano del Grappa, ma il Veneto e la provincia di Padova sono quelle che rappresentano per il Golosario il laboratorio ideale. Noi è da molto tempo che cerchiamo di legare quel connubio territorio produzione agricola e soprattutto cerchiamo di intercettare quella che è una richiesta sempre più del consumatore di consumare produzioni locali e soprattutto che corrispondano ad un certo, ad una certa tipologia etica di produzione. Che segue anche la qualità, no? Che è un po' quello che fa la differenza attualmente. Quando c'è tanta scelta, magari i prodotti sono tanti, per districarsi un po' nel momento in cui si acquistano questi prodotti, sempre più persone puntano alla qualità. Ci sono più tipi di qualità ultimamente. Sicuramente un prodotto che parla di qualità riguardo anche ad una impronta ecologica dello stesso. Noi abbiamo dei territori, la bassa padovana, i colli euganei, l'alta padovana con i suoi formaggi, noi abbiamo più tipologie di prodotti che oggi guardano a quel tipo di qualità che oggi la grande distribuzione non riesce a stare al passo e pertanto è tutto un territorio tipicamente che appartiene a noi, ma che soprattutto possa dare delle risposte economiche alle nostre aziende. E ormai la gente si è anche abituata ai vostri mercatini, no? Li cerca, si è proprio abituata a far la spesa lì. Non si tratta di abitudine, ma è proprio una scelta. Il consumatore, quando si esprime con delle scelte, in quanto mette da parte alcuni prodotti e ne sceglie degli altri. Oggi un consumatore, soprattutto chi gestisce l'alimentazione a casa, sa che nelle nostre aziende o nei nostri punti vendita o nei nostri mercati di Campagna Amica trova il 100% del prodotto di quel produttore. Noi come agricoltori ci stiamo proponendo, però c'è molto lavoro ancora da fare per unire bene agricoltore, prodotto del territorio tradizionale e consumatore, e siamo qui per questo. Prodotti protagonisti in situazioni tipo questa o come è stata la campionaria anche di show cooking che servono a far vedere che cosa secondo lei? A far vedere che con una cosa semplice coltivata o allevata qui a Padova, stiamo parlando di Padova, si possono realizzare dei piatti interessanti. Interessanti. Che cosa avete scelto per Golosaria? Per Golosaria abbiamo scelto dei bigoli con ragù al pollo, latte e miele, è una cosa molto delicata, assaggiare per credere, e poi una gallina alla canevera. La Coldiretti ha significato anche la possibilità di in qualche modo far vedere quello che voi stavate facendo già da tempo. Allora, la Coldiretti è stata importantissima per la mia azienda quando 5-6 anni fa siamo andati in crisi perché il mercato con la crisi si è fermato. Allora, la Coldiretti aveva ideato, aveva fatto questi mercatini a chilometro zero che per la mia azienda è stato il motore, cioè la benzina perché il motore andasse avanti, perché così ho potuto vendere i miei prodotti direttamente al consumatore. È stata una cosa bellissima ed è una cosa bellissima. Cosa le piacerebbe fare adesso? Che progetti ha? Allora, i miei progetti, devo fare ancora l'uovo al latte e miele, perché io faccio il pollo al latte e miele, devo fare l'uovo al latte e miele e devo accudire al mio nipotino che sta per nascere. Questi sono i miei progetti futuri. Forse il secondo è anche più importante. Il secondo è molto più importante degli altri. Cibo dunque, ma anche un vino di altissima qualità che non è più una scommessa. A Golosaria un grande produttore di vini presenta una sorta di spin-off che viene prodotto nei Colli Euganei. Si chiama Maeli. Noi abbiamo proprio creduto nei Colli Euganei, in quanto i Colli Euganei, territorio vinicolo di eccellenza, si distingue nel panorama mondiale dei vini per l'origine vulcanica del terreno. E quindi l'origine vulcanica del terreno dei Colli Euganei, questi scogli che si ergono nella pianura del Veneto, come ha detto John Strange nel 1770, sono territori che danno un timbro veramente riconoscibile ai vini per una sua mineralità
che grazie appunto all'origine dei suoli fa distinguere questi vini, e in particolare il territorio dei Colli Euganei, territorio vulcanico, ripeto, ha al suo interno un grande vino bianco che è il Moscato Giallo. Moscato Giallo che qui raggiunge dei livelli che sono davvero incredibili, che molti hanno premiato anche internazionalmente come una grande espressione del territorio. Golosaria palcoscenico anche di anteprime, da qui è stata lanciata la prossima edizione, prevista per settembre, di Caseus Veneti. Confermata la sede, Piazzola sul Brenta, si punterà decisamente di più sull'internazionalizzazione. Vogliamo dire, il Caseus non è solo una cosa veneta, è una cosa che deve essere portata all'esterno. Dobbiamo dare l'idea a chi non opera nel nostro territorio di quello che succede invece nel nostro territorio. Questa qua è la cosa che ci siamo messi veramente d'impegno e che porteremo sicuramente a termine. Anche perché potenzialmente insomma c'è margine per far sì che questi prodotti entrino in mercati magari che per ora sono un po' lontani. Esatto, noi lo diciamo sempre, dove andiamo, dove proviamo con le fiere, con le manifestazioni, con le varie concorsi che facciamo in giro, i nostri prodotti sono apprezzati, vincono i concorsi, ma soprattutto il consumatore te li chiede, ti chiede dove lo possono trovare. È bellissimo vedere i tedeschi, è bellissimo vedere i turisti stranieri al mare di latte e formaggi che vengono, tornano il giorno dopo, lo comprano e ti chiedono dove lo possono trovare. E noi queste cose dobbiamo cercare quegli sbocchi dei mercati che possono essere appetibili per i nostri prodotti, perché effettivamente quello che noi siamo bravi a produrre, però siamo molto carenti in comunicazione e vendita. Questo è l'investimento che faremo, inizieremo con questo Caseus Veneti.